Paolo Garsetti, doveva essere una giornata decisiva per i beni comuni a Roma, invece tutto rinviato a quanto pare. Rinviato perché è nostra intenzione sviluppare una discussione reale nella città sui temi delle quattro delibere di iniziativa popolare e quindi fare in modo che ci siano tutti i passaggi del percorso legislativo qui in Campidoglio e quindi anche che le delibere vengano discusse nelle commissioni. Anche perché noi avevamo programmato da tempo un'assemblea pubblica cittadina per il 21 di gennaio, in cui affrontare questi temi con le forze politiche sia di maggioranza che di opposizione. Quindi l'obiettivo è far sì che il tema del patrimonio, dell'acqua, del patto di stabilità e della scuola pubblica siano argomento di discussione nella città. Oggi diciamo, è tutto rinviato perché la delibera sulle unioni civili sta prendendo molto, ha monopolizzato diciamo, il dibattito e quindi nei prossimi giorni appunto, ci sarà la conferma del fatto che si tornerà in commissione per fare un dibattito reale e per far sì che queste proposte vengano approvate. Certo è che noi vogliamo avere l'assicurazione che se c'è l'impegno da parte delle forze politiche di discutere su questi temi, a partire dalla ripubblicizzazione di Acea, il bilancio non può contenere invece la privatizzazione perché sarebbe diciamo, in esatta contraddizione e quindi ciò non può e non deve essere fatto.